Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di questa mini serie di video lezioni sulle strutture dati in C++. E questa volta parleremo di ordinamento degli array con la tecnica del bubble sort, letteralmente l'ordinamento per bolle. Vediamo perché ha questo nome, vediamo come funziona questa tecnica. Immaginiamo che il nostro array sia un array di numeri, quindi sia per intenderci un array dichiarato come un int, numeri interi, e poi il nome dell'array che potrebbe essere ad esempio A, con un certo numero di posti. Immaginate che siano questi numeri qui, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementi. Quindi dichiariamo un array ad esempio di 6 interi e lo chiamiamo A maiuscolo. I 6 interi inseriti in quest'ordine sono 1, 5, 2, 10, 3, 8. Questo voi sapete che si può anche realizzare già in fase di dichiarazione, facendo una dichiarazione con inizializzazione dell'array. Quindi dichiariamo l'array di interi A, le parentesi quadre senza specificare il numero di elementi e subito dopo possiamo elencare gli elementi con cui va inizializzato l'array in modo da avere già bello e pronto l'array riempito con questi valori, che come vedete li ho scelti non ordinati, proprio perché la mia intenzione è di ordinare l'array. Bene, allora, ho rappresentato gli elementi dell'array come delle bolle e immaginiamo che il numero all'interno della bolla rappresenti il peso della bolla stessa. Quindi se guardiamo queste bolle, vediamo per esempio che giustamente la bolla numero 1 sta in alto perché è quella che pesa meno. Subito sotto c'è la bolla numero 5, che pesa di più rispetto alla bolla numero 1, e stranamente sotto il 5 c'è la bolla numero 2, quindi questa bolla non è nel suo posto corretto. È una bolla più leggera rispetto alla 5, eppure sta sotto la 5. Cosa farebbe in una situazione reale una bolla di questo genere? Essendo più leggera, dovrebbe risalire e posizionarsi sopra la 5 in questa posizione. Se andiamo ancora avanti, troviamo la bolla 10, che è giusto che stia sotto la 5, la bolla 3, che è più leggera della 10 e che quindi dovrebbe anch'essa tendere a risalire. E poi la bolla 8, che rispetto alla 10 è più leggera, dovrebbe anch'essa risalire. Quindi analizzando queste bolle e immaginando il numero contenuto in esse come il peso, vediamo che alcune bolle, trovandosi nella posizione errata, tenderebbero a risalire. Questo è il principio di funzionamento dell'algoritmo di Bubble Sort e per questo ha questo nome. Gli elementi minori, che devono stare in posizioni più in alto, devono risalire esattamente come farebbero delle bolle leggere rispetto ad altri elementi, ad altre bolle più pesanti. Questo cosa significa? Significa che il nostro algoritmo prevederà uno scorrimento dell'array. Io esaminerò uno ad uno gli elementi dell'array. Non appena rilevo la presenza di un elemento fuori posto, quindi per esempio l'elemento 1, l'elemento 5 è corretto che stia dopo l'elemento 1, l'elemento 2, arrivato qui, noto che c'è un elemento che non va bene perché l'elemento 2 non è corretto che stia sotto l'elemento 5, dopo l'elemento 5. Quando vedo un elemento di questo genere, lo faccio risalire come? Scambiandolo di posto con l'elemento che lo precede. Quindi, arrivato al 2, mi accorgo della necessità di fare uno scambio e scambiando il 5 col 2 mi porto in una situazione di questo genere. Il 2 va a finire qua sopra e il 5 va a finire qua sotto. Ho fatto uno scambio. Continuo il mio scorrimento, il 10 è giusto che sia sotto il 5, continuo ad andare giù, arrivo al 3 e mi accorgo che il 3 non è corretto che stia sotto il 10 e quindi anche in questo caso devo fare uno scambio di elementi. Quindi 10 e 3 vengono scambiati. Vado ancora più giù, incontro l'elemento 8, il suo precedente è il 10, anche qui mi trovo in una situazione errata perché l'8 è più leggero del 10, deve stare più in alto e li scambio. Arrivato a questo punto ho fatto un primo scorrimento di tutto l'array e
durante questo scorrimento ho fatto alcuni scambi, quindi l'8 è finito qui e il 10 è finito qui. Questo significa che adesso l'array è ordinato? Chiaramente no, perché ogni volta che ho fatto uno scambio, l'elemento che risale l'ho fatto risalire al massimo di una posizione, mentre alcuni elementi richiedono di salire di più posizioni, ad esempio il 3 dovrà continuare a salire. Questo cosa vuol dire? Che dovrò scorrere nuovamente il mio array per fare ulteriori scambi. Il tutto finché non mi capiterà di fare uno scorrimento dell'array senza alcuno scambio. E allora vediamo che succede con un secondo scorrimento dell'array. Stavolta scriverò in blu, quindi i scambi rossi sono stati fatti nel primo scorrimento dell'array. Nel secondo scorrimento farò altri scambi che disegnerò, che scriverò in blu e cominciamo ovviamente dall'inizio. L'elemento 1 va bene. L'elemento 2 è corretto che sia maggiore del suo precedente, quindi lo lascio al suo posto. L'elemento 5 è maggiore del suo precedente, quindi lo lascio ancora al suo posto. Incontro l'elemento 3 che è più piccolo del suo precedente, quindi non va bene. Devo scambiarli, quindi scambiamo il 3 e il 5. Vedete che ad ogni scambio io mi avvicino alla situazione di avere un array ordinato. Il 3 risale e il 5 scende. E vedete che la cosa importante che devo imparare a fare sono questi scambi. Adesso vedremo come si scrivono questi scambi in linguaggio C. Andiamo avanti. L'8 che è più grande del 5, quindi va bene, e il 10 che è più grande dell'8. Vedete che ho fatto uno scambio. In realtà l'array è ordinato, ma questo lo vedo io con gli occhi, il programma non lo può sapere. Quindi facciamo un terzo ciclo, una terza iterazione, un terzo scorrimento dell'array e iniziamo dal primo elemento, ma durante questo terzo scorrimento mi accorgerò che non ho più scambi da fare. Infatti troviamo l'1, che è il primo elemento, il 2 che è maggiore del suo precedente, poi il 3 che è maggiore del suo precedente, il 5 che è maggiore del suo precedente, l'8 che è maggiore del precedente e il 10 che è maggiore del precedente. Sono riuscito a fare un intero scorrimento dell'array senza fare scambi. Ciò mi fa capire che l'array è ordinato e mi fermo. Quindi ho dovuto fare tre cicli su questo array. I primi due hanno effettivamente portato a degli scambi, il terzo è servito proprio a rendersi conto che non era più necessario proseguire. Benissimo, per fare il bubble sort, quindi abbiamo bisogno del ciclo for per iterare sull'array. E abbiamo bisogno della, diciamo, abilità di scambiare di posto due elementi. Quindi, prima di mostrarvi l'algoritmo di bubble sort scritto in linguaggio di programmazione, ci concentriamo su questa operazione: scambiare due elementi dell'array, o più semplice ancora, scambiare due variabili. È un'operazione banale, ma che richiede un certo, ragionamento. Andiamo al linguaggio di programmazione e vediamo di imparare a scambiare di posto due variabili. Allora, immaginiamo di avere una variabile che si chiama A e una variabile che si chiama B. Per semplicità usiamo variabili intere. Alla variabile A diamo un valore 10, alla variabile B diamo un altro valore 20 e poi con un'operazione di cout stampiamo il valore di A e il valore di B. Scriviamo la frase A uguale seguito dal valore numerico di A e poi scriviamo B uguale seguito dal valore numerico di B. Andiamo a capo con un end L ed eseguiamo. Vado veloce perché l'utilizzo del cout dovrebbe essere abbastanza chiaro, ma in ogni caso non è questo l'oggetto principale di questa lezione. Quindi eventuali dubbi per adesso possono rimanere. Allora, abbiamo stampato A uguale 10 e B uguale 20. Sappiamo i valori di A e B. A questo punto facciamo uno scambio. Scrivo nel commento scambio i valori di A e B. Perché la tecnica che adesso vedremo poi la utilizzerò per scambiare i due elementi dell'array che rappresentano le bolle che sono fuori posto. Chiaramente la prima idea che ci viene è fare qualcosa del genere. A uguale a B e B uguale ad A. Ma ci possiamo rendere conto abbastanza facilmente che ciò non funziona, perché con la prima istruzione A assume il valore che prima aveva B, quindi dopo questa istruzione adesso A vale 20. A diventa uguale al valore di B, quindi A diventa uguale a 20.
La seconda istruzione dovrebbe servire a farmi diventare b uguale a 10, ma non funzionerà perché la seconda istruzione mi dice che b è uguale ad a, dove a adesso vale 20. Il fatto che inizialmente a valeva 10 è un'informazione che mi serve perché è il valore che devo dare a b, ma che purtroppo ho perso. Quindi arrivato a questo punto non so più che valore assegnare a b perché b dovrebbe prendere il vecchio valore di a, ma chiaramente non è più disponibile quel valore. Adesso io conosco il nuovo valore di a. Allora, cosa devo fare? Devo conservare all'inizio il valore di a, quindi mi serve una terza variabile, per esempio c, a cui assegno il valore che aveva all'inizio. Quindi c diventa 10, mi serve a mantenere conservato il valore che inizialmente aveva a. Con questa istruzione a diventa 20 e quindi abbiamo messo il valore che stava in b in a. Con la terza istruzione modifichiamo il vecchio valore di a, e il vecchio valore di a dove lo vado a prendere? Non sta più in a perché a ha cambiato valore, ma l'avevo inizialmente conservato in c. Quindi conservo il valore 10 che era il valore iniziale di a. A può diventare 20, a perde il valore 10, ma non ha importanza perché il valore 10 sta conservato in c, e b prende il valore che sta in c, che era il valore che inizialmente aveva a. Alla fine di queste tre operazioni, A vale 20 e B vale 10 e quindi A e B hanno scambiato i loro valori. Copio e incollo l'istruzione di stampa in modo che io avrò una prima stampa dei valori iniziali di A e B, lo scambio con queste tre istruzioni e poi la stampa dei nuovi valori di A e B dove vedrò che c'è stato lo scambio. Eseguiamo il programma e vediamo sulla prima riga A uguale 10 e B uguale 20. Nella seconda riga i nuovi valori a uguale 20 e b uguale 10. Con questo abbiamo scambiato i valori di a e di b. Questo ci sarà utile nel nostro bubble sort perché di tanto in tanto mi capiterà di scambiare due elementi. Ho bisogno di una variabile temporanea, questa c in questo esempio, che conservi il vecchio valore di una delle due variabili da scambiare, altrimenti questa informazione la vado a perdere. Ok, cancelliamo ciò che non ci serve. Cominciamo ad assegnare l'array. L'array l'avevo chiamato A maiuscolo nella spiegazione di prima e avevo assegnato i suoi valori con questi numeri. Manteniamo gli stessi numeri: 1, 5, 2, 10, 3, 8. 1, 5, 2, 10, 3, 8. Dopodiché mi serve una funzione per stampare l'array, perché così potrò stamparlo tutte le volte che servo. La scriverò molto rapidamente, l'abbiamo già vista in una delle lezioni precedenti. E mi serve un'altra cosa che mi può far comodo, una variabile numerica che conservi il numero di elementi dell'array, che in questo caso è 6, in modo che quando dovrò fare riferimento al numero di elementi dell'array userò n e non dovrò ricordare che sono 6, anche perché in questo esempio sono 6, ma in generale possono avere un no. Posso essere un numero diverso. Allora, la funzione stampa, che stampa l'array A con i suoi n elementi, la scriviamo molto velocemente. Mi serve un ciclo for che scorre tutto l'array e sul cout andiamo a stampare l'elemento. Poi posso abbellirla stampandoci delle lineette verticali che separano gli elementi. Ok, e andiamo a capo dopo che la stampa è finita. Non vi spiegherò i dettagli di questa funzione, non è importante in questo momento. Semplicemente la richiamo all'inizio del main in modo che vedrò stampato questo array 152138. Eccolo qua, 152138. Benissimo. A questo punto voglio fare l'ordinamento di questo array. Allora, quello che abbiamo visto è che bisognava scorrere l'intero array, prendere in esame una per una tutte le bolle del mio, che sono gli elementi dell'array, e controllare ogni volta se la bolla che sto esaminando è più grande o più piccola della precedente. E allora la prima bolla che vado ad esaminare è la seconda, che andrà confrontata con la prima. Non ho bisogno di partire dalla prima perché dietro di lei non c'è nessuno con cui confrontarla. Quindi il mio array, il mio ciclo for non partirà da i uguale a 0 come facciamo normalmente, i uguale a 0
corrisponde al primo elemento, ma partirà da i uguale a 1, che è il primo elemento che io dovrò andare a guardare e confrontare con il suo predecessore. Quindi il confronto che io andrò a fare dentro il ciclo for sarà tra l'elemento di posto i, dove i, come dicevo, parte da 1, dovrò confrontarlo col suo precedente. Chi è il suo precedente? Beh, il precedente è quello che ha come indice non i, ma il numero che sta prima di i, quindi a di posto i meno 1. Se l'elemento di posto i è più grande dell'elemento di posto i meno 1, vuol dire che quei due elementi sono nell'ordine corretto. Se l'elemento di posto i è più piccolo, devo fare uno scambio. Quindi la condizione che mi fa capire se devo fare o no lo scambio è la seguente. Metterò un if, condizione, se if a con indice i è minore di a con indice i meno 1, allora c'è la necessità di uno scambio. Quindi qua per adesso lo scriviamo in maniera molto 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 semplice. Se è vera questa condizione, allora scambio. Scambio a con i e a con i meno 1. Bene, andiamo al nostro linguaggio di programmazione. Facciamo un ciclo for che scorre l'array, però come dicevo partirò dall'indice 1, cioè il primo elemento che prenderò in considerazione sarà il secondo, perché la mia intenzione è confrontarlo col suo precedente. Il primo non lo devo confrontare perché non ha un precedente. Ovviamente la condizione di prosecuzione è i minore di n, cioè io continuerò a scorrere l'array finché non arrivo alla fine e ogni volta incrementerò i di 1. Poi scriviamo la condizione che mi fa capire se scambiano. Quindi se a di posto i è minore di a di posto i meno 1, vuol dire che un elemento è più piccolo del suo precedente, c'è necessità di uno scambio. Se è così, lo metto come commento, devo fare lo scambio tra a di posto i e a di posto i meno 1. Chiaramente lo scambio si può affidare a una funzione a parte. È più strutturato come modo di programmare. La funzione di ordinamento può costituire una funzione a parte, ma tutte queste migliorie per adesso le tralascio perché mi voglio concentrare brutalmente sull'algoritmo di ordinamento. Poi si può migliorare, ovviamente. Quindi lo scambio lo farò scrivendo direttamente qui le istruzioni necessarie. Lo scambio come lo facciamo? Abbiamo bisogno di una variabile temporanea, la chiamiamo C come era nell'esempio precedente. A C do il valore di A di posto I, in modo che conserviamo il vecchio valore di A di posto I. A di posto I a questo punto può cambiare valore, perché tanto il suo valore precedente è conservato in C e assume il valore che prima aveva A con I meno 1. A questo punto rimane da modificare il valore di A con I meno 1, che deve prendere il valore di A di posto I, ma quale valore? Non quello attuale, ma quello che a di posto i aveva all'inizio, che è stato conservato in C. Bene, se le controllate, queste tre istruzioni sono del tutto analoghe a quelle che ho scritto prima per scambiare i valori di due variabili a e b, con la differenza che adesso, anziché le due variabili a e b, ho gli elementi dell'array a di posto i e a di posto i meno 1. Fatto lo scambio, proseguo. Ora, tutto quello che ho scritto costituisce un'unica iterazione, un unico scorrimento dell'array, quindi è il primo dei tre passaggi che vi ho esemplificato all'inizio. Facciamo una stampa dell'array dopo questa sequenza di istruzioni. Non sarà ordinato perché avrò solo fatto alcuni scambi, ma si sarà avvicinato all'array ordinato. Infatti, vedete che abbiamo 1 e poi 2, 5. Vedete, 5 e 2 stavano in un ordine sbagliato, sono stati scambiati. Poi andando avanti, abbiamo il 3, perché? Perché 3 e 10 sono stati scambiati, e l'8, perché anche 8 e 3 sono stati scambiati. L'array non è del tutto ordinato, perché il 3 è risalito di una posizione, ma necessitava di risalire di più di una posizione. Serve un'ulteriore ripetizione. Ok,
Siamo giunti quasi al termine del nostro algoritmo, perché quello che devo fare è ripetere queste operazioni più e più volte finché non mi accorgo che non ho fatto più nessuno scambio. Allora, i problemi qui sono due. Intanto, come faccio a tener traccia del fatto che ho eseguito uno scambio? Beh, questo si potrebbe fare in maniera molto semplice in questo modo. Mi prendo una variabile booleana o anche una variabile intera che conta gli scambi. Questa variabile inizialmente la pongo a 0. Ogni volta che mi capita di fare uno scambio, scambi la incremento di 1. Quindi arrivato qui, scambi, avrà contato quanti scambi ho fatto. Guardate, facciamo una prova. Stampiamoci il valore di scambi. Ho fatto, scrivo, il numero che corrisponde, che sta dentro la variabile scambi, scambi di elementi. Allora, in questo modo io, prima di vedere la stampa dell'array dopo la prima iterazione dell'algoritmo, troverò la stringa che mi dice quanti scambi ho fatto, che sta nella variabile scambi. Vedete, questo è l'array iniziale, questo è l'array dopo il primo scorrimento, quindi la prima passata dell'algoritmo di Bubblesoft. E il testo mi dice che ha fatto tre scambi. Il fatto che io abbia eseguito tre scambi mi fa capire che non posso essere sicuro di aver terminato. Devo ripetere, perché vi ricordate, devo ripetere questa sequenza di operazioni finché non mi capita di scorrere tutto l'array senza fare scambi. Allora mettiamo un ciclo while, perché non un for, perché non so a priori quante volte dovrò ripetere. While però richiede una condizione. E finché la condizione è vera, lui continuerà a ripetere. Allora facciamo in questa maniera. Lui dovrà ripetere finché scambi è maggiore di 0. Quindi manca ancora una precisazione all'inizio, ma immaginiamo di aver fatto la prima iterazione sul nostro array. Scambi sarà 3. Quando controlliamo la condizione del while per decidere di ripetere, decideremo che dobbiamo ripetere perché scambi è 3 ed è maggiore di 0. Facciamo un altro giro del nostro array. Supponiamo che faccia due scambi stavolta. Il while controllerà se scambi è 0 o è maggiore di 0. Essendo 2 gli scambi che ho fatto, scambi è maggiore di 0, dovrà ripetere ancora. Se a un certo punto io riuscirò a scorrere l'array senza fare nemmeno uno scambio, scambi sarà 0 e il while deciderà di terminare l'esecuzione. Cos'è che manca? Manca che la prima volta che incontriamo il while, scambi deve avere un valore tale da fargli iniziare il ciclo while. Io qua ho dichiarato scambi, ma non gli ho assegnato nessun valore, infatti il compilatore mi dà un warning, il che è pericoloso perché non so che valore ha. Se scambi inizialmente fosse 0, il while non inizierebbe nemmeno a eseguire, perché già scambi non è vero che è maggiore di 0. Quindi inizialmente scambi deve avere un valore provvisorio, non 0, 1, in modo che la prima volta che incontriamo il while questo venga eseguito. Una volta eseguito tutto il contenuto del blocco while che consiste nello scorrimento del nostro array, scambi assumerà il valore corretto che è il numero di scambi effettuati. Se questo è 0, l'esecuzione può terminare. Se è maggiore di 0, il while mi costringe a ripetere. Notate un altro particolare importante. Scambi viene azzerato qui. Se io scambi lo azzerassi qui, a ogni ripetizione io sommerei sempre i numeri a scambi, quindi scambi non conterebbe gli scambi fatti in quella singola iterazioni, in quel singolo scorrimento del mio array, ma conterebbe il numero di scambi complessivo, il che sarebbe errato. Quindi ogni volta che io ricomincio a scorrere l'array, scambi viene azzerato. Eseguiamo intanto il programma che mi scriverà passo passo quello che sto facendo. Ecco, vedete. Questo è l'array iniziale. Col primo scorrimento dell'array facciamo tre scambi e l'array assume questa configurazione, un po' più ordinato. Lo scorriamo di nuovo e viene fatto uno scambio solo stavolta, che se ricordate avevo esemplificato all'inizio alla lavagna, ed è in particolare lo scambio tra questo 5 e questo 3, vedete? Adesso l'array in realtà è ordinato, ma il programma ancora non lo sa. Lo deve scorrere di nuovo e scorrendolo si accorge che non deve fare scambi, deve fare 0 scambi, il che significa che è ordinato e quindi si ferma e riconfermiamo il nostro array. Beh, abbiamo visto in questa video lezione, in maniera abbastanza semplice, spero, l'algoritmo di Bubblesort, il
lo inquadro nuovamente in modo che possiate dargli un'occhiata. Provate a riscriverlo per conto vostro, in modo che vi concentrate istruzione per istruzione e dove avete dubbi, chiedete su Classroom oppure direttamente come, preferite. Per adesso è tutto, vi saluto con questa video lezione sull'ordinamento dell'array e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.